Ciao a tutti, io sono Tachito, resto a casa e leggo, anzi, continuo a leggere. Vista questa domenica senza calcio, vi propongo Fuciball, il libro di Osvaldo Soriano, che è uno dei miei preferiti, edito da Einaudi. Veda un po' lei come sono andate le cose. Noi avevamo pareggiato con la Spagna 2-2. Un gol l'avevo fatto io all'ultimo minuto, uno di quei gol che ti vengono di fortuna. La seconda partita l'avevamo vinta contro la Svezia 3-2. C'era ancora andata bene, ma i brasiliani erano una vera forza. Avevano segnato 6 gol agli svedesi e un'altra mezza dozzina agli spagnoli. Quando siamo arrivati in finale, nessuno dubitava che ci avrebbero fatti a pezzettini. Avevano una formazione tremenda. Giocavano in casa, il mondo intero si aspettava che vincessero il mondiale. Diciamo pure che noi giocavamo contro tutto il mondo. La cosa, secondo me, doveva tranquillizzarci. La nostra responsabilità era minore. Ricordo che un dirigente uruguaiano ha chiamato Oscar Omar Miguez, il centravanti della squadra, poco prima che uscissimo sul campo, e gli ha detto che stessimo tranquilli, che i dirigenti si sarebbero accontentati di vederci perdere per 4 gol di scarto. Ha detto che dovevamo già essere soddisfatti di essere arrivati in finale e che adesso si trattava solo di evitare una figuraccia, di non beccare una dose troppo grossa di gol. Io l'ho ascoltato e la cosa mi ha indignato. Gli ho detto: se cominciamo rassegnati a perdere, meglio che non giochiamo. Sono sicuro che la vinceremo questa partita. E se non la vinciamo, stia pur certo che non ci prenderemo 4 gol. Io avevo 33 anni e molte partite internazionali alle spalle. Erano cretini che si credevano ci avrebbero fatti fuori senza difficoltà. Gli altri ragazzi della squadra erano giovani, senza tanta esperienza, ma sapevano giocare bene. E poi, poco prima, avevamo disputato col Brasile la Coppa Rio Branco e avevamo vinto per 4-3 la prima partita. Poi avevamo perso 2 volte per 1-0, ma ci eravamo accorti che potevamo batterli. Loro hanno molta paura di giocare contro gli uruguaiani o contro gli argentini. Prima di andare in campo, il direttore tecnico Juan Lopez mi ha detto, come sempre, che io dovevo fare il regista, guidare la squadra. Allora, mentre passavamo per il tunnel, ho detto ai ragazzi: uscite tranquilli. Non guardate in alto, non guardate mai le tribune. La partita si gioca qui sotto. Buona giornata a tutti e alla prossima.